Ivan di Paco Digit. Oggi facciamo conoscenza con ITT Outlimits LX, un telefono che fa parte della gamma Outlimits, quindi quei telefoni che ITT ha pensato per un utilizzo estremo. LX non rappresenta il livello più alto di resistenza di questi telefoni, abbiamo provato qualche periodo fa anche il DSS, che ha un riferimento ancor più estremo. Anche questo telefono risponde a un protocollo militare che è denominato IP54, del quale confesso la mia assoluta ignoranza, che però naturalmente fa riferimento a un grado di resistenza che questi apparecchi debbono avere. Il telefono possiamo utilizzarlo in due modi. Con questo bumper che troverete all'interno della scatola, un bumper gommoso che naturalmente ha la funzione di anti-shock, quindi se il telefono cade sarà protetto da questo guscio gommato che lo aiuterà a non danneggiarsi. Possiamo invece levare anche questo guscio e il telefono si presenterà come un normale telefono candy bar, anche piuttosto piccolo nelle sue dimensioni, non è neanche esageratamente grande da portare in giro. Stiamo parlando di un telefono di poco più di 10 cm d'altezza, 47 mm di larghezza, poco più di 15 di spessore. Il peso è ridotto a 83 grammi, quindi è un telefonino. Dicevamo, la caratteristica di questi telefoni è quella di essere resistente a condizioni un po' particolari. Oltre al bumper che abbiamo visto prima, possiamo vedere anche nella parte posteriore, sotto al guscio di protezione della batteria, questa guarnizione che in accoppiata con il coperchietto copribatteria renderà resistente anche all'umidità la parte posteriore del telefono. Sotto alla batteria troveremo due slot per SIM card, perché anche questo è un telefono dual SIM, e anche uno slot per memorie transflash, memorie che sono supportate fino a un massimo di 2 GB. Nella parte posteriore troviamo anche una piccola bussola, una foto-videocamera che permette delle prestazioni piuttosto modeste, ma questo non è un telefono nato per le fotografie. Nella parte destra e sinistra del telefono troviamo anche questa scala graduata in centimetri che ci permette di utilizzare il telefono anche come un piccolo misuratore. Abbiamo sia a destra che a sinistra questa identica funzione. Sembra un pochino un coltellino svizzero questo telefono con questi piccoli accorgimenti. Nella parte frontale, oltre alla consueta tastiera, abbiamo un pad che è utilizzabile in quattro direzioni, tasto di accensione del telefono e di conclusione della chiamata, tasto di origine delle telefonate e i due tasti di controllo dei vari menu del telefono. Display con risoluzione 240x320, quindi un quarter VGA TFT che si vede, direi, piuttosto bene. Questo LX ha anche qualche concessione alla multimedialità e a una maggiore gradevolezza rispetto ad altri modelli di ITT per quanto riguarda l'interfaccia software. Stiamo parlando naturalmente di un sistema operativo proprietario, quindi chiuso. Abbiamo questa griglia a 9 icone. Qui abbiamo ciò che riguarda la gestione dei messaggi, la rubrica telefonica, l'elenco delle nostre chiamate, un organizer multimedia che comprende la foto e la videocamera, una radio, un riproduttore musicale e un registratore di suoni. Nelle impostazioni possiamo andare a modificare il profilo utente, le scorciatoie rapide con i tasti e tutte quelle funzioni del telefono, la suoneria, come gestire la dual SIM, quelle impostazioni tipiche di un normale telefono cellulare. Presente un piccolo file manager e nella voce servizi anche un browser WAP che naturalmente, vista la ridotta capacità di connettività, è un telefono dual band GPRS, fa un po' quello che può. Nella parte di connettività è presente il Bluetooth.
Abbiamo anche quest'altra icona che ci porta nella zona divertimenti giochi dove possiamo trovare dei giochi precaricati su questo telefono. Che dire, la parte telefonica di questo telefono è sicuramente soddisfacente per quanto riguarda la capacità di trasmissione del segnale e di tenuta del segnale. Come avevo già detto nella precedente prova del DSS, anche qui non mi ha lasciato particolarmente soddisfatto la parte acustica della capsula auricolare, nel senso che probabilmente anche qui si è lavorato per cercare di proteggere il telefono dove c'è questa feritoia, ma il suono che ne deriva è un po' troppo metallico, è veramente privo di dinamiche. Nulla di drammatico, perché il telefono si usa senza problemi, ma per chi è un po' impallinato come me di queste cose, ce ne si accorge quasi subito. Bene, direi che le cose principali di questo telefono dovrei averle dette. Un bel telefonino per chi ha necessità di un utilizzo estremo, come dicevamo all'inizio. Ringrazio la Stockhaus di Milano per averci messo a disposizione l'esemplare della prova. Vi saluto e vi rimando alle prossime recensioni.